Paolo, Paolo lasciava fuoco! Paolo sta bruciando! Hai dato fuoco a Paolo! È morto! Allora, spiegami come funziona. Devi scegliere il lavoro. Ah, io scelgo il mio lavoro. Io voglio fare quello che consegna le pizze. Fattorino, esatto. Ok. Ma la mia testa è piccolissima, si è striminzita. Per Favij, 500 soldi. Cosa vuol dire? No, ah, io devo guidare, come? È certo che devi guidare. Ma come devo guidare? Ma io non sono capace a guidare. Ma poi la pizza esce dalla macchina. Avresti dovuto fare il cassiere, che è il lavoro più semplice. Ma tranquillo, ho giocato a GTA un sacco. Ciao, bella ragazza. Hai più cibo per questa casa. Ne vuoi ancora? Non ho capito. Sì, cambia il lavoro, va. Ho investito un fattorino. Ecco. Come si cambia? Vedi che deve cambiare lavoro? Allora, segui a me. Ah, ma c'è, ah. Anche, la, c'è anche il coso qua. Ma perché ho ancora ma perché la pizza in mano? C'è ancora la pizza in mano? Ma non lo so. Cioè, alla fine non l'hai consegnata. Ma sì che l'ho consegnata. Cioè, non è neanche consegnato la pizza. L'ho vabbè, consegnata, so. Era quella del tutorial. Ah. Aspetta, mi dice di consegnarne un'altra adesso. Ecco il più cibo per questa casa. Ma mi hai chiuso la porta in faccia, pensavo ne volesse più. Bene, ecco il cibo. Fammi entrare. Ma scusami, questa qui prende la pizza e non mi fa entrare. Seguimi. A squadrina. Non hai capito? Glielo sto urlando dalla finestra. È impazzito, arrestatelo. Arrestate pizzeria. Guardaci. Cosa state facendo? Ragazzi, andiamo a lavorare, vi prego. Beh, lui si sta arredando casa. Non si sta ma non hai soldi. C'ho il pavimento di ciottoli. Ma cosa vuoi? Cosa vuoi, Paolo Coscia? Che te tu sei detto. Pieno di soldi, via. Fuori dalla casa. Cosa sta mi tirando? Ha dato dei soldi, mi ha dato dei soldi. Tutto quello che tocca è oro. Quindi va bene. Cosa vuol dire? Dammi dei soldi, Paolo. Non ti dà soldi, quindi vabbè, quindi vabbè, andiamo. Andiamo a lavorare, ti andiamo prego. A lavorare, che facciamo schifo sennò. Ma lavorare in pizzeria non vi piaceva a voi, eh? Allora. No, perché non vale, finché Paolo Coscia lavora alla Microsoft. La nostra pizza è garantita di essere calda e fresca, anche il nostro italiano. Io ho un impasto della pizza attaccato alla gamba. Ho degli impasti attaccato ma al corpo. Perché ragazzi, non sta fare nulla? È l'estintore, ti sto tirando con l'estintore le cose addosso. Io pensavo di avere l'impasto attaccato al mamma mia, Paolo ha tirato fuori. Ma faccio spada. Così schifo a lavorare che mi si attacca la pizza al piede. Pasta prova qua. A cucinare qualcosa. Ok. No, sugo, mi appena... allora, patatine, fragole, salsiccia, a posto. Fragole, va bene. Ecco, la pizza adesso chiudi il forno. Dov'è okay. Il tasto per far partire il forno? Dov'è il tasto per far partire? È partito. Parte da solo, vai. Parte da solo, è già così pronto. Mi sto... Questo è un tapirulà? Per... No, no, per è per allenarsi tra una pizza e l'altra. Ma io non vedo nessuna pizza. Ecco, io. La secondo mia pizza, me. La ho preso quella di Steph, vabbè, non fa niente. Ha la preso la mia, qui, comunque. Il tapirulà, la sua non e poi c'è, la faccio il tapirulà. Esatto. Steph, la sua è questa, non ha mai fatto neanche una sì, pizza. Sì, lo so, non se ne è resa conto, poverino. Non c'è nulla dentro, non la puoi mettere a cucinare. Non fa niente, la sta cuocendo. Cuociamo anche le lattine, basta. Ma nessuno vuole una lattina. Cuociamo la lattina. No, è una lattina più pizza, pizza più lattina. Si sta cucinando. Tu non sai come si fanno le pizze alle lattine? Si sta cucinando, non ci credo. Esplode tutto. Non voglio vedere cosa succede. 8.000 euro di danni, altro raga, che secondo soldi. Me esplode il forno. Ci conviene andarcene via. È pronta. La pizza è pronta e c'è la lattina sotto, ok. Non prendere l'estintore. È troppo calda la pizza, la devo raffreddare un attimo. Oh, no. Ok, aspetta, Paolo perché? Coscia, mi dica perché? Dammi dei soldi o non la smetto. Perché abbiamo portato qui, Steph? Smettila di lavorare alla Microsoft e dammi dei soldi. Maledizione. Io scappo. Vieni, me ne vado. Se lavorassi avresti un sacco di soldi. Invece stai solo tirando funziona, la schiuma dell'estintore addosso alle persone. Anche quello è un lavoro. L'estintore. Non è un lavoro. No, non è un lavoro. L'estintista, estintorista. Guarda tutti gli ordini che ci sono qua sopra. Non hai fatta neanche una. È pieno ordini? Di ordini. Lì Madonna. Sopra 32 limonate, 84 salsicce. Non sono quelli, sono questi. Ah, no, quelli. Le faccio io. Vediamo. Aspetta, ne faccio una. Una pizza, riesci a farla? Una pizza. Una. Vediamo. Scegliene una e falla. Allora, okay, prendi l'impasto. Metti il sugo. Metto okay. Io le fragole. Però vedi che qua l'impasto è bianco. Il formaggio. Devi mettere il formaggio. Non l'impasto. Il formaggio. Ma dov'è il formaggio? Ah, questo. Eh sì, sì. Ora è pronta, più, ora la metti in forno. Mettila in forno. C'è del formaggio sul luce. Tavolo. Mi hanno pagato. Anche a me mi hanno pagato dei soldi per aver fatto casino. 165, ritira i miei soldi. Allora, adesso la pizza la metti nel forno. Chiudi metto il forno ed è pronta. Metto il forno e chiudo. Okay, non l'hai fatto. Pizza. Non l'ha fatto. No, me l'ha presa Paolo Coscia. C'è la pizza che sta fluttuando, Steph. Mi stanno rubando. Paolo Coscia va a fuoco. Paolo sta bruciando. Hai dato fuoco a Paolo. È morto. Ma sta ancora prendendo fuoco. È forte. È morto. Ho ereditato casa sua, vado. Sto bruciando. Dove hai l'estintore? Perché la ce l'avevi brucia. Sempre, quando serve non ce l'hai. Non ce l'ho l'estintore, è morto Steph. Mamma mia, che ridere.
Basta, questa cosa è bellissima. Allora, non sapevo si potesse bruciare. Ma neanche io, ma io non so cos'è questo doppio tempo che c'è scritto. Non ho la più pallida idea. Mi sono infilato nel forno anch'io, tanto chi se ne frega. Perché questa pizza è tipo fluorescente? Chi è che l'ha fatta? Ragazzi, è una pizza speciale. Ragazzi, queste terme non funzionano come pensavo. Aspetta, prendo le sintomi. Vai, Fere, spegnilo, spegnilo. Datemi una mano, grazie. Come l'abbiamo spento? Esce? Chiudilo, chiudilo, chiudilo. Non lo voglio più vedere, chiudi, chiudi. Ma il mi porno. Sa che è andato. No, chiudi il forno. Continuamente, aiuto. Non lo voglio più vedere, sto solo facendo disastri. Vi prego, usate l'estintore, salvatemi. No, no, chiudi, chiudi, chiudi. Grazie, chiudi Fere. Vabbè, voglio fare l'altro lavoro, fatemi fare l'altro lavoro. No, non fare altri lavori, tanto è giorno, quindi dai, in scatolatore, in scatoliamo. Ecco, vai ad arredare la casa. Non è difficile, no? Faccio io qua, Eda, vai via, togliti. Sono l'unica che sta combinando qualcosa. Signor Paolo Coscia, la smetta, che lei è pieno di soldi. No, Steph. Guarda che si compra i poni. Dimmi, Fere. Dobbiamo andarcene e lasciarlo qui. Dici? No, vi prego. L'unica soluzione? No, che poi mi bruciano. Allora, portiamolo a fare un altro lavoro. L'unico lavoro che non conta nulla. Vieni, vieni, vieni. Posso mettermi delle cose in testa? Vai, mettiti le cose in testa, vai. Così perde tempo. Vai, così si distrae. Ho un cane incastrato nella mia faccia. Ho un canguro attaccato. Mamma mia, che casino. Sono diventato... Ma voi non vedete il cane che... Ah, sì, lo vedo purtroppo. Anche il canguro che ti sta aggrappato in spalla. Ho un cane incastrato in faccia e ho un canguro. Io non lo voglio vedere. No, Steph, lo devi vedere. No, non lo voglio Steph, vedere. Devi vedere di cosa è diventato. Ma che cos'è? Ma è un canguro. Guarda il canguro. E lui è un cane, però un cane col canguro. Bellissimo. Oh, mio Dio. Volevo averlo già da prima. Oh, vabbè, mio posso guidare, Dio. Grazie. Toglietemi. Cioè, ha rubato Paolo Coscia, togliti, ti ammazzo. Non lo so, vado a uccidermi con Paolo Coscia. Di nuovo. Per Paolo! Ma mio Dio! Aspetta, si sta pure schiantando. Non riesce a guidare. Non riesco neanche a guidare, neanche ad andare a suicidare. Non c'è un lavoro che sa fare. Eccomi. Guarda. Questo lo sa fare benissimo, però. Si è schiantato. Ha mancato il ponte. Si è incastrata la macchina. Spingete. Proviamo. Ma come fate? Eccolo! Oh! Ce l'ho fatta! Ne ha appena investito. Ce l'ho fatta! Oh, benissimo. Oh. Ciao, ma Paolo, è stato un piacere. No, sei morto solo tu. Sì. Sono morto solo io. Sì, lui ha detto Paolo, era un suicidio di coppia. Eccoti, fermo. Non hai più il canguro? Come no? Ho perso il canguro. Ho perso il canguro. Fatemelo andare a recuperare, togliti Paolo. Non andare a recuperare il canguro. Voglio recuperare il canguro. Paolo, togliti. Steph, mollalo, ti prego. Fammi recuperare il canguro, dove è che è andato? È ma troppo no, tardi il per il canguro. Ma è rimasto lì. Mannaggia. Vabbè Paolo, andiamo a casa tua, adesso mi compri un canguro. Dammi un canguro. Ma è vuota. È vuota, ma non ma c'è tutta la una facciata. C'è una macchinetta. Beh, chi ha i soldi non ha i denti. Era così, no? C'è il piano di sopra, attenzione. Vediamo. Bella sedia. La macchinetta, però. Puoi guardare la TV da solo, fighissimo. Vabbè, allora usciamo. Chi se ne frega. Però bella la casa. Ah, no, c'è ancora un altro piano. Sì, sì, c'è la terrazza, credo. Quanto hai lavorato, mio Dio. Ci sta offrendo una birra, guarda. Ma è un estintore. Vabbè. Com'è romantico e poetico guardare l'orizzonte tutti insieme, ragazzi. Per niente. È veramente bello. Sta facendo volare i palloncini. C'è un pony che gira. Ragazzi, questa è stata bellissima la vostra amicizia, ve lo voglio dire. Voglio condividermi che per me la vostra amicizia è stata tanto nella mia vita. Adesso si lancia. Ci dobbiamo salutare qua. Esatto. Guarda. Maledizione! È stato un suicidio poco efficace. Vabbè, mi ammazzo io da solo. Potevi fare almeno stile Zorro che salivi in auto in automatico. Esatto. Ho investito Salvatore 90. Cioè, stai rapendo le persone. Mi ammazzo con Salvatore. Di nuovo. È l'unica cosa che fa. Sì, non ha capito che oggi doveva fare il pizzaiolo. Non il vabbè, suicida, ma il pizzaiolo sfocia in altri lavori. Tipo il killer suicida, no? Ho trovato il canguro. Dove sta portando la pizza? Nessuno mi rompe le balle. Ok. Buon appetito. È soddisfatto. Gli è andata in faccia. A parte che è tre volte testa pizza. A parte che la come. Pizza è mia e dovete andare. Cosa volete? È mia. Basta. Che vedo tutti che stanno vicini, che si approfittano. Mi mangio la pizza sulla macchina. Basta. Ok, vai. Per terra. Basta, andate via. Che fastidio. Uno può mangiare una pizza in pace. Basta. Paolo Coscia in company. Mamma mia, mi suicido con la pizza. Andando. Non ha veramente senso sto gioco. Vabbè ragazzi, io vi ringrazio per aver partecipato a questo video, per avermi aiutato a fare le pizze, per avermi aiutato e non a... hai fatto nulla. Io non ho fatto nulla, però però vabbè, l'importante è che ti sei sono divertito. Sono suicidato molte volte e poi ho mangiato. Esatto. È stato molto divertente. Quindi ragazzi, ringrazio i ragazzi per aver partecipato a questo video. Trovate il loro canale in descrizione. Io come sempre vi aspetto in un prossimo video. Iscrivetevi al canale e schiacciate anche la campanellina che vi arrivano le notifiche dei video. E noi come sempre ci rivediamo. Stavo aspettando che si aprisse tutto lo schermo più intero. Ci vediamo in un prossimo video. Bye ragazzi.